Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Gino Paoli nasce il 23 settembre 1934 a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, figlio di Aldo Paoli, un ingegnere navale originario di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, e di Caterina Rossi, casalinga, giuliana. Pochi mesi dopo la propria nascita si trasferì con la famiglia a Genova, alla quale rimarrà sempre legato, crescendo nel quartiere di Pegli. L'amore per la musica lo riceve dalla madre pianista. Poco incline agli studi, in Liguria frequenta un gruppo di amici che condividono questa sua stessa passione e che costituiranno il primo nucleo della cosiddetta scuola genovese, Luigi Tenco, con il quale forma il gruppo I Diavoli del Rock, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Umberto Bindi, Gio Sentieri, Giorgio Calabrese ed i fratelli Giampiero e Gianfranco Reverberi. Questo 2023 per Gino Paoli si è aperto con un clamoroso colpo di scena, ossia la decisione di Amadeus di omaggiarlo durante il Festival di Sanremo. Una decisione accolta con gioia dal noto cantante, che si è presentato sul palco ed ha emozionato tutti. Il cantante si è anche esibito con il collega Gianni Morandi, ed i due hanno cantato dal vivo alcuni dei brani più famosi del noto artista. Un momento quindi molto importante. E non solo per il pubblico, che si trovava all'Ariston, o quello da casa, ma anche per lo stesso cantante. Questa infatti potrebbe essere la sua ultima apparizione pubblica, e potrebbe quindi ritirarsi a breve. Da quel momento poi, il noto artista vive con un proiettile nel pericardio e che i medici hanno deciso di non toccare per evitare danni peggiori. La presenza dell'oggetto in questione non ha mai dato problemi al cantante, che ha anche raggiunto gli 88 anni di età. Al momento Gino Paoli è lontano dalle scene, anche se impegnato in alcune sue particolari battaglie come quelle in difesa dei tabagisti. Con ogni probabilità però questo potrebbe essere l'anno del suo addio alle scene, con l'artista che potrebbe decidere adesso di concentrarsi sul suo privato e ritirarsi quindi con la sua attuale moglie Paola Penzo e la sua grande famiglia.